Geraldine, nel mondo che tu abiti non vi sono solo danza e musica. Ogni tanto prendi la metro o l'autobus, fatti un giro a piedi e osserva la città. Presta attenzione alle persone. Guarda le vedove e gli orfani ed almeno una volta al giorno ripeti a te stessa: io sono come loro. Sì, sei una di loro, bambina mia. E c'è di più. L'arte, prima di dare all'uomo le ali, per potersi innalzare solitamente gli spezza le gambe. E se mai giungerà il giorno in cui ti sentirai superiore al tuo pubblico, lascia subito il palcoscenico. Prendi il primo tassì e fatti portare alla periferia di Parigi, io la conosco bene. Lì incontrerai molte danzatrici come te, anche più belle, aggraziate ed orgogliose. Le abbaglianti luci del tuo teatro non saranno nemmeno un ricordo in quei luoghi. Il loro riflettore è la luna. Osserva con attenzione. Osservale. Non danzano meglio di te. Ammettilo, bambina mia. Ci sarà sempre chi danza meglio di te e chi recita meglio di te. E ricorda, nella famiglia di Charlie non c'è mai stato nessuno tanto maleducato da offendere un cocchiere o irridere i poveri seduti sulle rive della Senna. Io morirò, ma tu continuerai a vivere. Vorrei che tu non conoscessi mai la povertà. Insieme a questa lettera ti invierò un libretto degli assegni, di modo che tu possa spendere quanto desideri. Ma ogni volta che spendi 2 franchi, ricorda a te stessa che la terza moneta non è per te. Deve appartenere allo sconosciuto che ne ha bisogno. Non avrai difficoltà a trovarlo. Bisogna solo avere il desiderio di vedere questi poveri sconosciuti e ne incontrerai ovunque. Parlo con te di denaro, avendo conosciuto il suo diabolico potere. Ho passato non poco tempo al circo. Mi sono sempre preoccupato tanto per i funamboli, ma devo dirti che le persone cadono ben più spesso sulla nuda terra di quanto non facciano i funamboli dalla fune malferma. Forse durante una delle serate di gala sarai accecata dal luccichio di un qualche diamante. Da quel preciso istante diventerà per te una pericolosa fune e non potrai più evitare di cadere. Non vendere il tuo cuore per l'oro e i gioielli. Sappi che il diamante più grande è il sole. Esso, per fortuna, splende per tutti. E quando giungerà per te il tempo di amare, ama quella persona con tutta te stessa. Il tuo lavoro è difficile, lo so. Il tuo corpo è coperto solo da un drappo di seta. Per amore dell'arte si può uscire in scena anche nudi, ma è necessario rientrare tra le quinte non solo vestiti, ma anche più puliti. Io sono vecchio, e forse queste mie parole ti sembrano buffe. Eppure, secondo me, il tuo nudo corpo deve appartenere a chi amerà la tua nuda anima. Voglio che tu sia l'ultima tra le persone che diventeranno sudditi dell'isola dei nudi. So che i padri e i figli combattono un'eterna lotta. Combatti con me, con il mio pensiero, bambina mia, non mi piacciono i figli sottomessi. E finché ancora dai miei occhi non sono sgorgate lacrime su questa lettera, voglio credere che questa notte di Natale sia una notte di miracoli. Vorrei che accadesse una meraviglia e che tu comprendessi davvero cosa ho voluto dirti. Charlie è già invecchiato, Geraldine. Prima o poi, al posto del candido abito da scena, dovrai vestire a lutto per venire alla mia tomba. Non voglio ora intristirti, solo ogni tanto guardati allo specchio. Vi troverai i miei lineamenti, nelle tue vene
è il mio sangue. Anche quando il sangue delle mie vene sarà freddo, voglio che tu non dimentichi tuo padre Charlie. Non sono stato un angelo, ma mi sono sempre impegnato ad essere un uomo. Impegnati anche tu. Ti bacio, Geraldine. Tuo Charlie.